Francesco Bizzarri, presidente del CUS dell'Aquila. Si procede per l'organizzazione dei campionati nazionali universitari. A che punto siamo? Sì, si procede con molta difficoltà. Ieri diciamo che abbiamo concluso finalmente con il Comune, che ha fatto un grosso sforzo, grazie all'assessore Piccinini ma a tutto il suo staff. Il Comune quello che aveva promesso lo ha messo in campo, lo ha messo per iscritto, perché questo è importante, però purtroppo non ci copre la spesa. Il Comune ci ha messo a disposizione 50.000 euro più tutto quello che è possibile di sostegno, palchi, panchine e quant'altro, diciamo tutto quello che ci può essere, utile, però ha raggiunto la cifra che inizialmente aveva detto, intorno ai 100.000 euro, se andiamo a valutare complessivamente anche la messa a disposizione gratuita di tutte le strutture. Purtroppo c'è un neo ed è il neo della regione. Io per pignoleria, perché poi ritengo che è sempre un problema di etica. Noi a suo tempo avevamo scritto all'allora presidente della regione D'Alfonso, e nel momento in cui il presidente D'Alfonso è andato via dalla regione Abruzzo, io il 18 settembre ho scritto anche al vicario presidente della regione Abruzzo Lolli. Ad oggi non ho ricevuto risposta. Tramite social, tramite i giornali, sappiamo che la Regione Abruzzo ha chiuso il bilancio. Sul bilancio della Regione Abruzzo non c'è una specifica voce per quanto riguarda i campionati nazionali universitari, e la cosa mi lascia molto perplesso, perché se ciò fosse vero, purtroppo i campionati saranno a rischio. Anzi, io lunedì, martedì e mercoledì 14, 15 e 16 gennaio sarò ai campionati nazionali universitari e porterò proprio questa problematica, perché a questo punto i campionati diventano fortemente a rischio. È possibile che, non essendoci la voce, magari si riescano a reperire questi fondi da altre parti? E comunque, insomma, se è possibile, quali sono i tempi per fare questo? Ma io quando dico una questione di etica dico proprio questo, nel senso che io ho scritto il 18 settembre, ad oggi non ho nessun tipo di risposta, se non a volte degli incontri a voce, e lo dico anche perché ci ha messo la faccia con il delegato Pietrucci. Io lo reputo delegato senza portafoglio, perché voglio dire, quando poi uno non riesce in qualche modo a poter gestire queste situazioni, fatemi passare questa battuta, però si è chiuso il bilancio della Regione Abruzzo. Fino a quando, a mio giudizio, noi andremo a votare, per cui non si instaurerà il nuovo o la nuova giunta, La vedo dura. Io purtroppo non posso aspettare marzo, perché devo dar modo a un altro CUS, nell'eventualità che l'Aquila si tirasse indietro, di potersi organizzare. E io purtroppo, dopo aver tirato la cinghia per tutti questi anni, dopo aver azzerato un grosso debito del CUS, ma io l'avevo detto inizialmente ed ero stato anche molto chiaro a livello nazionale, che non avevo alcuna intenzione di rimettere il CUS L'Aquila in mezzo ai guai. Mi dispiace, perché purtroppo, anche se è una bella notizia, alcuni CUS, soprattutto quelli più grandi, e cito Torino, Milano, Bologna, hanno già prenotato gli alberghi all'Aquila. Allora, io posso diradare, nel senso che posso dire, posso aspettare. Avevo detto che era il 31 dicembre, a livello nazionale mi danno ancora credito, per cui temporeggiano, però io il 14, 15 e 16 sarò a Cortina, dove ci sono i campionati nazionali universitari invernali, e lì dovrò dare delle risposte. Al momento ho solo per iscritto quello che mi ha messo per iscritto il Comune dell'Aquila, che ha mantenuto le promesse che aveva detto. Non ho risposte dall'università, non ho risposte dalla regione. Quindi i campionati sono, diciamo, sono a rischio? Ma diciamo sono a rischio, in questo momento sì. Mi vengono in mente delle battute, potrei far uscire sui social che, così come ha fatto qualcuno tempo fa perché gli serviva un posto letto e metteva a disposizione i propri voti, potrei dire che metto a disposizione i voti del CUS, dove ci sono 1.100 ingressi al giorno, quindi moltiplicandoli.
Ma è una questione, io ribadisco, è una questione di etica, poi uno può rispondere positivamente o negativamente. Io questa cosa la ritengo, come dire, alla base, visto che stiamo sotto elezioni regionali, e lo dico da sportivo, a mio giudizio il fatto che il presidente regionale Imbastaro, presidente del CONI regionale, si sia presentato, non mi interessa naturalmente per quanto riguarda destra o sinistra, è stato presentato domenica a Pescara con la lista di Legnini, a mio giudizio si sarebbe dovuto dimettere. È il presidente regionale che gestisce tutte le associazioni sportive, per cui da questo punto di vista è un problema etico. Io l'ho detto anche a chi mi ha chiamato per questa situazione, ho detto era una questione etica, si autosospendeva e poi eventualmente continuava a fare il presidente, ma così è troppo semplice. Io ribadisco, ho scritto per pignoleria, per etica, per correttezza, il 18 settembre ho riscritto alla Regione, al presidente vicario Lolli. Ad oggi non ho alcuna risposta.